Che cosa è che mi dà la musica popolare? Perché mi piace tanto? Perché anche se mi muovo di solito in una fascia musicale che è anche quella classica, però preferisco sempre poi riportarla alla musica popolare perché è quella che mi dà di più. Che cosa succede? La musica popolare a me ha insegnato tutto quello che la musica classica non mi poteva insegnare. Perché è tutto quello che sta al di fuori della codificazione della musica scritta. Quindi per me è stata una scoperta grandissima la cosa orale, la musica orale, il racconto, l'importanza della cosa orale. E credo che dovremmo fare ancora questa campagna per dare di nuovo valore all'oralità, perché invece non ne ha per niente. E purtroppo io mi scontro anche con insegnanti elementari della scuola media, ce ne sono di molto bravi, molto, che capiscono l'importanza del racconto, l'importanza, moltissimi lo capiscono, ma molti la detestano. C'è per esempio un bambino piccolo, amico mio, che aveva 8 anni e che scriveva, si allontanava sempre, scriveva dei racconti, racconti fantasmagorici, bellissimi, di astronavi, di cose, di mutanti, di animali che diventavano uomini e viceversa. E la maestra continuava a mettergli sempre brutti voti, a dire questo bambino non sa scrivere, questo bambino è un disastro, eccetera. Finché io dissi alla madre del bambino, ma portagli questo quaderno, che la maestra veda tutto quello che fa sto bambino, non è possibile, dica, è arido, non ha niente da dire, non mi dice mai niente, racconta una parola troppo forte, quella non la diceva. E così che lei portò il quaderno alla maestra, che lungi dal ricredersi, disse, lo vedi che sto bambino non è normale, c'è qualcosa che non va, e lo fece mandare dallo psicologo. Lo psicologo disse subito che era dislessico, perché ormai si dice sempre questo. Adesso mi ha ritelefonato ieri, il bambino ha 13 anni, lo vedo, lo frequento, vive praticamente a casa mia, sta benissimo, e c'era scritto punti negativi del ragazzo. E allora i punti negativi sono non sa parlare, perché parla dialetto e non si convince a parlare italiano. Se io penso ai Piadena, che tutti i loro interventi politici più seri li fanno in dialetto, dico, questa maestra vive fuori dal mondo, non ha idea. Poi, altre cose, è debole, dimentica immediatamente quello che dico la maestra. E ho pensato, questa è una salvezza, il bambino si sta. Mi pare che il ragazzo dia segno di buon senso. Poi ha detto anche, quindi è molto debole nella scrittura, è sicuramente dislessico, ma lo è sempre stato, non impara a memoria, non scrive e non mi dice quello che pensa. Allora io ho detto, vabbè, ma gli vuoi dire quello che pensi? Lui mi ha detto, no, è meglio di no. Ogni volta che glielo dicevo, lei mi diceva, torna a posto, sono tutte bugie. Io ho detto, ho capito, ma questa è l'elementare. Sì, adesso alle medie mi dice solo torna a posto. E allora ho detto, vabbè, è chiaro che questa non capisce l'importanza di un ragazzino che in dialetto parla moltissimo e dice delle cose molto interessanti e quindi bisogna rifare tutto il lavoro sulla oralità, ricominciare tutto. A me ha insegnato moltissimo. Vi spiego una cosa, nella musica classica le note si colgono al centro, cioè se io devo fare una quinta, devo fare ta ta, non posso fare ta ta, questo è considerato male e quindi nessuno lo fa e non lo sanno manco fare. Adesso io quando vengono in un coro non mi sanno fare questo passaggio facile, quelli ci metto ore per impararglielo e manco lo imparano perché ormai sono stati inquadrati a non poterlo fare, fanno a il nelisma, non lo sanno fare, ci mettono moltissimo a impararlo. E quindi la musica classica mi ha insegnato il gusto della nota non presa al centro ma corteggiata, girando attorno alla nota, per esempio, sola dolente andava. E questo non viene goduto,
è invece un godimento. Quando poi la nota la coglie al centro, tutto sembra risistemarsi, poi rincominci a girare attorno alla nota, è tutto un corteggiamento che si fa della nota, perché è una musica povera, quindi con poche note, poche cose, uno deve perlomeno giocarci insieme a queste note, starci dentro. Nella musica classica non ci si sta dentro, si colgono e si scrivono sulla carta. Non voglio dire che sia brutto, è benissimo, è un altro mondo, è un altro modo. Questo modo qua, è un modo che ti tocca privatamente, personalmente, escono da te, rientrano in te le note e ci giochi. Quando poi fai della polifonia, la cosa interessantissima è che si dipartono dall'urto di due voci delle cose, dei fenomeni acustici chiamati da un lato armoniche e dall'altro battimenti. Dico dall'altro e dall'altro perché i battimenti sono duri, le armoniche sono morbide, dolci, quasi evanescenti. Che cosa sono? Il suono, quando io emetto un suono, faccio dentro, ci stanno tanti suonini che lo compongono, come una luce a LED è fatta da tanti piccoli LEDini, no? Che stanno dentro. E il suono è uguale, dentro ci stanno le armoniche, sono tutte parti di suono che compongono questo suono. E che sono? E si va avanti fino ad arrivare a 14, sono quelle che noi sentiamo. La 14esima è la quarta aumentata, che è una bellissima armonica che sta nel suono, ma io non l'avverto veramente, credo nemmeno voi, insomma, deve essere difficile avvertirla. Questo è dentro al suono. Quindi pensiamo un po' a come si è formata la musica, come si sono formati questi canti, che poi sono stati colti nota per nota e scritti dai frati. Come no, i benedettini hanno fatto un lavoro sacrosanto. Questi canti si sono formati prima all'esterno per una questione di accompagnamento del proprio lavoro, quindi canti tutti rituali, tutti legati alla funzione. La ninna nanna se c'hai il bambino in braccio, la battitura se batti il grano, a un punto tale che la gente era talmente abituata in tuttora che se io gli chiedo un canto di Pasqua a Natale, vi dico no, non te lo posso cantare, ora è Natale, non ti posso cantare il canto di Pasqua. Ciò che rendeva sempre molto complicata la ricerca, perché noi capitiamo nei posti, magari molto spesso a Pasqua, perché lì ci sono le vacanze, e lì non cantano canti profani, finché non è superato il sabato. Alla mezzanotte del sabato finalmente si scatenano e ti cantano tutto quello che vuoi. Ma prima no, è molto complicato. Comunque si uniscono questi suoni, e sono suoni, non sono scale. Prima di avere una scala ce n'è voluto secoli, 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 poi finalmente si è arrivati alla scala diatonica, ma dopo il 1750. Prima erano suoni, suoni messi in fila, suoni scelti dai contadini, suoni scelti, anche non in fila. Questi suoni scelti venivano cantati, prima all'aperto, poi la chiesa sentiva, e questi si divertivano tanto nei campi, nell'aia, a cantare, e dice qua in chiesa invece una tristezza. Allora ha detto venite in chiesa, e i contadini, io vi sto facendo il Bignami della musica, della storia della musica, per farvi capire il mio piacere di incontrare questa musica orale. I contadini e i pastori si sono spostati in chiesa a cantare. Allora il prete diceva Dominus vobiscum, oppure Domicum, Dominus cunicum, trigeminum, e quelli dicevano quanto sono buone le fragole a primavera, perché non avevano testi adeguati. Allora la chiesa, e guardate che la chiesa ha una parte importantissima nella formazione della musica classica, la chiesa si mette a educare la cappella, cioè i ragazzini piccoli che entrino dentro, tutti poveri, perché i poveri vanno in chiesa, i ricchi ci andavano che solo per farsi vedere la domenica, ma i figli, i bambini venivano mandati, e questo dal più grande musicista attuale che ci sia, che è Abreu in Venezuela, è quello che succede tuttora in Venezuela, sono i poveri che danno i bambini ad Abreu da educare, e Abreu li educa musicalmente in un modo tale, da quando hanno 3 anni, anche prima, che diventano poi i migliori dappertutto. Se voi sentite una buona orchestra, per esempio l'orchestra di Filadelfia, l'orchestra della Berliner Orchestra, i primi violini sono tutti di Abreu, vengono dal Venezuela i migliori musicisti, per questo fatto qua, che fin da piccoli
i poveri venivano mandati. E così anche da noi, i nostri grandi, Antonio Vivaldi, eccetera, erano tutti bambini poveri che poi diventavano preti, o non ci diventavano, ma insomma erano nella cappella e scrivevano. E gli davano i testi sui quali scrivere la musica. In campagna, che succede? La musica rimane ferma, però, stando a cantare in chiesa, si è formata una musicalità in testa, perché sentendo le prime armoniche che sono quinta, ottava e terza, quinta, terza, ottava, ta 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 ta, questi suoni alla fine danno un accordo perfetto maggiore, quello che poi si è chiamato accordo perfetto maggiore, prima, terza e quinta, ta ta ta, sono le armoniche più forti dell'accordo, ta, le armoniche più forti. Quindi nelle grandi chiese gotiche, noi abbiamo cantato un requiem che scrissi nell'83 nell'abbazia di Saint-Denis, quella dove sono seppelliti tutti i re di Francia, e con qualche re ospite anche. E allora abbiamo cantato questo bellissimo, questo pezzo bellissimo nel senso di ricchissimo di voci, perché erano tre cori diversi, a impostazioni diverse, e gli strumenti e tre solisti lirici, e abbiamo sentito quanto riverbero c'è in quella basilica, sono 8 secondi, quindi io devo stare attenta per una serie di battute, forse 8 secondi saranno 2 battute di adagio, ma anche in 4/4, ma anche 3 battute, per 3 battute non potevo cambiare accordo, perché sennò sarebbe stata una grande confusione, una cacofonia continua. Quindi ho pensato, ecco come si è formato, è lì che ho scoperto queste cose che vi vado dicendo, ecco come si è formato l'orecchio sulla prima, terza e quinta. Certo, perché in chiesa non possono più cantare la quarta aumentata, infatti immediatamente si scatenò, siamo arrivati al 1400, eravamo partiti più o meno dal 7-800, si scatenò la musica colta contro i contadini in chiesa, dicendo no, quelli sono maleducati, cantano la quarta aumentata non si deve cantare, perché quella, certo, in chiesa dà fastidio, perché in chiesa sono più belle le terze e le quinte, la quarta aumentata dava fastidio, è quella prediletta dai contadini, che sarebbe ta ta, e dormo fra i guri e i cani, per far mangiare gli agnelli a sti padroni, a sti padroni, a sti padroni. E questa è la quarta aumentata, ta 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 ta. Questa quarta aumentata non era consentita più, perché Tartini ha detto diabolus in musica, è un peccato mortale. Ed ecco entrare la religione nella musica, che è interessantissima la presenza, perché voi sapete che i segni sono fondamentali. Quindi la terza, che era un intervallo nemmeno considerato tanto consonante, divenne invece molto consonante, e venne deciso che la terza era la Santissima Trinità, era un omaggio alla Santissima Trinità. Allora io quando insegno dico sempre, state attenti, non mi dite che la musica popolare è rivoluzionaria, perché non lo è. Pensiamo solo a Bandiera Rossa, che si canta tutta per terze, la si canta per terze, voi non lo sapete, ma in omaggio alla Santissima Trinità. Questo ai tempi in cui, questo lo dicevo negli anni in cui ancora c'era un conflitto sempre insomma elaborato, ma c'era fra la Chiesa e il Partito Comunista. Adesso non colpisce più nessuno questa cosa, però è interessante vedere, allora, capendo i segni che stanno nelle note, nel suono, è interessante capire anche, per esempio, che se noi facciamo una canzone accordale, affidandoci a degli accordi, ta 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 ta, la do mi la sol mi si re sol si, facciamo delle canzoni di una banalità estrema. E secondo me tutta la canzone politica degli anni 60 e 70, anche se ha avuto delle punte di ispirazione magnifiche, parlo di Bandelli, parlo di qualcosa di Ivan Della Mea, molto bella, qualche cosa di Pietrangeli, sono belle quelle, però sono musicalmente molto indietro, sono veramente retro, sono indietro, molto indietro, perché sono tutte accordali. Invece pensavo, facciamo delle cose, dei modi che siano più vicini al nostro orecchio cittadino, e quindi li chiamavo modi urbani, al che incominciai a dilettarmi a fare dei modi
con le parole soprattutto, cioè seguendo la musicalità della parola. Quindi ho cominciato a interessarmi a scrivere la poesia, a mettere in musica la poesia, trovando mille difficoltà, ma cercando di superarle. Tutto questo viene dalla musica popolare. Io non avrei mai pensato, essendo solo formata dal conservatorio, di incominciare a cercare il modo di andare oltre l'accordalità, perché c'avevo già il contrappunto, l'ho studiato, l'ho fatto, abbiamo fatto gli esami di contrappunto, e quello è un modo di andare contro l'accordalità, il contrappunto è nota contro nota. Ma io nella musica popolare il contrappunto l'ho incontrato subito, e sono i discanti, e i discanti ce ne sono dappertutto, ce ne sono ancora molti cantati nel Lazio, in Ciociaria, nelle Marche, a Todi, in Umbria, in Calabria, dei discanti impressionanti con dei suoni gutturali che fanno pensare a cose di un altro paese. Quando noi sentiamo i canti nostri veri contadini, non la musica popolare, quella all'acqua di rose, quella veramente contadina, veramente rituale, ci sono delle cose che uno dice, ma Dio mio, in che secolo stiamo? Ora, la Calabria, purtroppo, perché è dovuto anche alla mafia calabrese e alla 'Ndrangheta, uno li vede vivere, li vede agire, li vede parlare e dice, oddio, in che secolo stiamo? Perché sono rimasti chiusi dentro questa regione, molto lontani da tutto quello che è la modernità. Poi sono piombati di colpo nella modernità, avendo due telefonini per tasca, ma tutte le cose più avanzate informaticamente. L'informatica in questo è tremenda, perché ha riempito tutti i buchi, ha unificato tutti, siamo tutti uniti, ma sotto il velo dell'informatica ci stanno degli abissi di ignoranza che ormai non si ricolmano più, che vengono invece, tutto viene pareggiato, tutti sanno usare un Voda, come si chiama? Uno smartphone, un iPhone, quelle cose là, un iPod, tutti lo sanno usare. Anche un calabrese di 90 anni lo sa usare, insomma. E questo copre tutto. Però non voglio tirarmi via dal discorso musicale. Questo fa sì che quando voi li sentite cantare, i calabresi, fanno ancora dei berci terribili, delle cose, e sono belli, sono intonati secondo loro, e cantano in scala non temperata, come tutti noi cantiamo, e ancora in scala non temperata, non abbiamo il temperamento, che sarebbe di fare le note esattamente come quelle della scala di Bartolomeo Stacchio, che è una scala tutta contata, tutta calcolata per far entrare 5 ottave in una misura, che sarebbe poi la tastiera del pianoforte. E queste 5 ottave per entrare devono essere non uguali, cioè dal do al do. Io faccio un'ottava, ta ta, è uguale, no? Più o meno. Invece no, la mia è troppo uguale, deve essere un po' meno uguale, perché sennò non entra nel pianoforte. Quindi l'ottava è più stretta, la quinta è più stretta. Vi faccio una quinta stretta, si mi, e la quinta popolare, si mi, è più bassa la quinta popolare. L'avete sentito? Se non l'avete sentito, vuol dire che non avete l'abitudine all'orecchio. E questa, nei musicisti classici anche, non sentono queste differenze, perché non si studiano. Nel canto popolare, per prima cosa, entriamo a contatto con queste profonde diversità. Poi mi dite, si può risuonare un canto popolare e ripresentarlo così com'è? Sì, sì, si può fare benissimo, ma se non si coglie la diversità profonda culturale che c'è fra quel mondo e questo, il canto popolare diventa solo una canzone, un pezzo di musica banale, molto banale, e basta. Ma quello che importa, quello che è fondamentale, è tutto quello che mi ha attirato a me per uscire fuori dal mondo solo del conservatorio, e cioè la scala non temperata invece di quella temperata, quindi le quinte più larghe, le ottave più larghe, i semitoni vari, un semitono può essere piccolissimo, più grande, medio, largo. Poi i modi, io mi faccio un modo e su quello canto, su quello faccio un canto, capite? Per esempio, com'è quello? Fa sempre la Breschi, mamma, come dice? Ma ve ne faccio un altro, quello non me lo ricordo. Sono questi canti più... chiamatemi Giovanna che lo voglio, mamma quanta che accoglie questo figlio,
Scuriu la terra, scuriu lo mare, scuriu Maria che era tanta gaud. Maria, quando ebbe fine la novella, quanto era gauta cade caschi in terra. Tutto questo, facci in terra, sono, è un modo, ripete sempre le stesse note, ma sono, non sono note, sono suoni, perché quelle non rientrano nel pianoforte. Quando le canto io, ancora ci rientrano un po', ma quando le cantano loro ci stanno differenze di qua e di là, da una nota all'altra, che rendono questo canto unico. Come anche se tu alla palome monta pospedi, ma è tutto diverso e va capito e va amato così diverso, va appreso e si possono fare allora degli intervalli, degli urti, ecco, e arriviamo agli urti, che danno emozione. Vi ho detto le armoniche, no? Da un settore ci sono le armoniche, quelle dolci, questo che vi dicevo, la prima, terza, quinta, ottava. Dall'altro lato ci stanno gli urti, che sono gli intervalli vicini, seconda minore, settima, che è lontanissimo, ma se lo faccio vicino diventa un'altra seconda minore. È fatto tra maschi e femmine, se io metto le femmine nell'ottava bassa e maschi in quella alta, vengono vicinissimi e fanno un urto magnifico. Quest'urto scatena i battimenti. I battimenti sono onde quadre, questo è un battimento, perché questo scatena delle onde che non sono più così, ma sono così, quadre. Invece se io vi canto o vi parlo anche con questo tono un po' suadente, un po' monotono, quello fa delle onde così dolci e quelle conciliano il sonno, mentre quelle, l'urto, naturalmente l'onda quadra, non concilia il sonno. L'onda quadra, se voi unite due voci che cantano in modo melodico, ma unite insieme, stanno a poca distanza, fanno tutti i battimenti, voi non solo non vi addormentate, ma avete delle emozioni fortissime. Questo scatena, perché colpisce il vago simpatico. Proprio lo stomaco viene colpito, come dagli strumenti, dai bassi. Un basso molto forte vi colpisce lo stomaco, una gran cassa, poi non ne parliamo. Colpisce il sistema nervoso qua. E quindi il plesso solare, dove è il sistema nervoso, viene colpito dai battimenti. Questo dà un senso di emozione. Allora, voi mi venite a chiedere perché quando voi quattro, quando siamo in quartetto, cantate, mi vengono i brividi. È per questo, per quello, non per quello che diciamo, possiamo anche dire delle scemenze, però viene per la forma musicale. Questa forma musicale così vicina di urto di voci scatena i battimenti, questi suoni duri. Ora, la cosa incredibile è che nel mondo contadino si è curato moltissimo tutto questo, ma consapevolmente. Quindi la differenza con il mondo classico è enorme. C'è una libertà nell'espressione e una durezza di regole nel mondo contadino sempre, per cui uno deve fare i melismi. Non posso mai cantare un canto senza melismi, perché il canto scompare. Per esempio, ma vi sto annoiando? No, niente. No, aspetta. Perché? Che stavo dicendo? Il canto? I melismi, grazie. Melisma vuol dire tante note per una sola sillaba. Per esempio, Santus, questo è un melisma. Santus, questo è un melisma. E ce ne sono anche, per esempio, mamma me vuoi anche una monacella, sedici anni vai l'amore mio, di 16 anni, è tutta melismata. Se io non la melismo diventa mamma me vuoi anche una monicella. E fa schifo, una cosa non si sopporta. Non si può cantare così, deve essere tutto arrotondato, tutto in qualche modo impastogliato, ma con una regola precisa. Non solo, ma quando siamo in 3-4 in Sardegna, per esempio, e fanno i melismi, non li fanno mai tutti insieme. Non fanno e quello sopra e tutti insieme lo fanno, no?
quello che fa il suo melisma lo fa prima, come dire, passi prima lei per piacere, poi, per far vedere quanto è bravo, perché in tutto questo c'è un'esaltazione del singolo, della persona nel canto popolare. Nel coro classico c'è l'annullamento della persona, non si deve sentire il singolo, deve essere una massa sonora e deve essere bellissimo questo, e anche lo è, pensate ai grandi cori, pensate al Dies Irae di Verdi, pensate al Dies Irae di Mozart, pensate ai grandi momenti corali di Beethoven, lì la massa, si sente questo grido che è della massa. Invece nel canto popolare si sentono tanti gridi di tanti singoli, perché intanto la regola è che l'attacco di un canto lo fa uno solo. E perché? Perché lui può fare le terze come vuole, maggiore o minore, che non cambia niente. Nel canto popolare contadino il maggiore o il minore non fanno differenza, mentre nel classico a voglia. Pensate se Beethoven dicesse io oggi un pianista dice io oggi la patetica me la faccio in maggiore perché sto allegro, quella in minore la dice sono in minore. Invece nel canto si può benissimo cantare maggiore e minore con indifferenza, e può fare le quarte aumentate o no a seconda di come si sente. Non solo, ma ci deve mettere dei melismi che facciano vedere quanto lui è bravo, quindi è un atto di bravura che lui fa, che dopo viene completamente sommerso dal coro, dove ognuno vuole far sentire la sua bravura, e quindi ognuno può permettersi un attacco di protagonismo, scavalcare con la voce tutti gli altri, timbrandola fortissimamente nel naso. Ecco perché si sentono queste voci e tutti dicono sono nasali, sì, perché non possono perdere la voce. Se loro cantano per tutto il giorno come canterebbero loro, si perde la voce. Allora la mandano nel naso, perché non poggia più sui muscoli delle corde vocali, ma su una risonanza facciale, qua, delle ossa, e loro stanno molto riposati, possono cantare anche ore e ore. Quindi tutto questo io l'ho imparato frequentando il mondo contadino, e ho avuto tante, mi ha dato tante cose, tante idee da poter usare nei canti, per parlare, per esprimere. Poi sono passata al mondo urbano, e lì ho detto, come faccio qua? Perché il mondo urbano è diverso, è un'altra cosa. E ho pensato, allora pensiamo al jazz, pensiamo al rock, ma al rock quello serio, al rock di Frank Zappa. Frank Zappa faceva dei riff, no? Usava un sistema di composizione in uso dappertutto, ma dei riff molto, molto, molto scatenati, molto, molto ben pensati, molto ritmici di solito, sui quali poi poggiava qualche nota melodica, qualche. Era molto avaro di note melodiche, e di questo io gli sono molto grata, perché lo sprazzo melodico e lirico c'è e ci deve essere, ma deve essere rapidissimo a mio parere. Allora, quando cercavo di fare dei modi urbani, cioè il modo di raccontare a voi, siamo tutti cittadini, quindi molte parole, e mi appoggiavo sul ritmo delle parole, e vengono Reggio Calabria, ho visto le macchine, un sacco di cose che ho scritto, c'è un pezzo che ho sentito da poco, che ho scritto, che è tutta una storia molto melodrammatica fra una madre e una figlia, interrotto continuamente da cori ritmici sul ponte del Tevere, cioè, no, senza gambe, che e tutto poggia tutto su creare un ritmo costante solo con gli accenti delle parole, e questo sta in Reggio Calabria. Reggio Calabria è proprio un esempio di questo. Ma non ho inventato niente, perché questo io l'avevo già sentito quando, presa da questa cosa, questo raptus verso la musica orale, in America portavo i miei figli alla Chiesa Battista, perché avevamo scoperto che lì ci si divertiva un sacco. La domenica mattina c'era una matrona straordinaria con un vestito di seta verde nel quale era incluso un organetto, e lei con questo organetto si metteva e lo teneva fra le gambe, possentissime, due colonne proprio, cioè teneva questo organetto e si metteva a fare accordi di terza, banalissimi, ma erano a percussione, erano percussivi, erano una cosa ritmica, e tutti si mettevano a cantare.
e cantavano Ain't you glad, ain't you glad, the blood dance in my name. A me questo the blood dance in my name, detto per Bacco, questa è un genio questa. E così noi cantavamo tutti insieme Ain't you glad e le altre cose con i bambini, abbiamo imparato moltissimi di questi canti. E io tornata in Italia, dicevo, ma come posso fare che le parole italiane non fanno the blood dance in my name? E poi ho cominciato a fare, ho raccontato tutta l'America, ho raccontato la chiesa, ho raccontato l'eroe, ho raccontato un sacco di ballate, solo per togliermi sto sfizio, per riuscire a fare il ritmo con le parole. E via via di questo passo, insomma, sono andata avanti servendomi sempre di quello che è la musica orale, perché poi certo ci aggiungo la mia conoscenza, il contrappunto quando mi serve e ce la metto, però è la musica orale che mi conquista di più. Adesso vorrei, conquista molto perché mi pare appunto ricca di molto, se, vorrei sapere se voi volete avere una qualche spiegazione, se volete. C'è un'altra cosa che mi ha insegnato molto la musica orale, che bisogna ascoltare quando uno canta quello che fa quell'altro. La musica orale, nel coro, tutti hanno una carta sulla quale è scritto, diviso in battute, una melodia. Per 3-4 voci, 2 voci, quello che si vuole, ma è tutto regolato già nello scritto e deve essere così. E quando cantano possono benissimo non guardare e non sentire quello che fanno gli altri. C'è un direttore che gli dà il via fondamentale, prima, terza e quinta, ta ta ta, e si mettono su queste 3 note, ta ta ta. Quello che fa la seconda nota parte per un suo viaggio melodico, fa ta e raggiunge la terza nota. Quello allora si scosta quando gli arriva addosso quello della seconda nota e fa ah, e allora quello fa a seguito di quell'altro la terza ah, 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 e quell'altro va sempre ah. Vogliamo provare a farlo tutti insieme? Sì. Facciamo così, questa fila di qua, tutto quel gruppo di qua fino a metà, fanno ah, ah, lo affido a voi e a voi, i vostri vicini al di là del canaletto, ah, e di qua ah, ah. Adesso proviamo. Voi qua farete ta, diciamo le parole misere, e andate a sbattere contro loro, eh? E voi sempre a, prendiamo tutto l'accordo insieme, via. A, 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 la terza adesso, mentre voi tenete le vostre 2 note, si muove, tenetele. A, 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 sentite che loro vi hanno raggiunto, li sentite? Signori? Li sentite? Allora, quando sentite che loro vi hanno raggiunto, fate ah, voi sentirete che loro fanno ah, e fate ah, e voi sempre ah, ancora ah, ah. L'avete fatto consapevolmente? Comunque, capite che la cosa interessante, la cosa interessante è che facendo così io creo uno sfasamento, perché devo sentire cosa fa quell'altra voce. Per sentirla arrivo dopo. Quindi io sento ah, 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 mi è arrivata addosso, allora mi sposto ah, e lo faccio dopo, non lo faccio insieme all'arrivo loro. Loro sentono che io mi sono spostata e allora si spostano anche loro verso il basso e fanno ah, ma arriva dopo. Questo crea dei ritardi. Ah, ah, voi state ancora su questa nota e loro ah, ah, tornate giù, ah, bravi. Adesso di nuovo di qua, ah. Per spostarvi dovete sentire quel ah, ah. Facendo così si fanno dei ritardi. Il ritardo è un arricchimento notevolissimo
dell'insieme polifonico. In musica classica viene considerata una cosa, sì, certo, un po' banale, si fa in tutti i finali, c'è sempre un ritardo, che serve alle chiusure e cose. In canto contadino il ritardo è utilissimo, perché è un urto. Tutto quello che è un urto fa piacere, perché va allo stomaco, al vago, e fa piacere. Va anche allo stomaco, tanto è vero che lo guarisce. Voi provate a cantare per 2 ore e vedrete che alla fine state molto meglio di quando avete incominciato. È passato il mal di stomaco, è passato il mal di testa. Perché mettete in moto delle vibrazioni nel corpo che lo curano, che muovono delle cose. Il vostro diaframma non si muove mai, che si muove invece finalmente. Capite quanti vantaggi ci sono a frequentare la musica contadina? E l'oralità dà questa prontezza di ascolto, che è fondamentale. Se io andassi in una classe di musicisti, loro ta 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 non lo sanno fare. A me delle cantanti molto brave, dove dovevo insegnargli una partitura che avevo scritto, a un certo punto ho detto, vabbè, partiamo noi, che ci importa, voi lì dove non arrivate fate la quinta, no, ci vuole la pianista, se no noi non la possiamo fare, capite? Questo è essere completamente imbrigliati, legati. Ma come la pianista? La pianista mi fa do sol perché tu da solo non lo sai fare. Ed è così, è terribile questo. Quindi ho cercato di spiegarvi un pochino quello che uno sente quando sta dentro al canto di tradizione orale. E vorrei sapere da voi se avete delle domande da fare. Poi vorrei sapere quanto tempo abbiamo per parlare. Okay. Già, io ho un'oretta che sto parlando quasi. Sono 40 minuti. Beh, insomma. Ho parlato prima perché c'era un'intervista. Ti viene da domandare qualcosa? Questi modi urbani, poi come sono andati avanti? I modi urbani sono stati un'esplosione di interesse. Io parlo sempre da un mondo microscopico, un microcosmo, che allargo sempre come se fosse un maxicosmo, che è la scuola di Testaccio. Nel 76 io stavo lì, insegnavo e ho detto questa cosa, visto che... insomma, lì si studiava il jazz. Io arrivo col canto popolare e insomma era visto con un certo sospetto. Poi invece, una volta che ho cominciato a insegnare e partecipare a loro tutto questo che vi ho detto, detto e ripetuto, per ogni lezione lo ripeto, quel concetto di modo, tutto quello che posso fare, glielo rispiego sempre, si sono interessati. Allora, quando ho detto andiamo in città a scrivere, a raccontare delle cose in città, c'è stato un gruppetto che si è agitato molto e ha detto sì, dobbiamo assolutamente farlo. E c'era Sandro Portelli, abbiamo creato il circolo Gianni Bosio, già era nato con il nuovo canzoniere del Lazio nel 73. Però quando io dissi questa cosa dei modi urbani, Portelli naturalmente si interessò moltissimo e ci siamo interessati tutti a andare alle partite di calcio, a registrare le partite di calcio, a vedere se ne veniva qualcosa di buono. Sandro mi chiamava continuamente per farmi sentire le canzoni, i modi urbani secondo lui, che erano sempre varie, diverse versioni del Piave. Piave mormorava. Io gli dicevo, Sandro, ma a me questo non è che mi interessi proprio tanto. Però devo dire che Sandro aveva una virtù. Essendo stonato e non sentendo molto la musica, si interessava molto ai testi. E mi chiamava e diceva, Marini, guarda che c'è un testo interessantissimo, secondo me anche la musica è interessante. Allora io andavo a sentirlo e effettivamente era interessante. Mi ricordo per Carbognano successe questo, un vecchiettino pompiglio che scendeva dalla Valnerina, si mise a cantare per primo seminai a Carbognano, alla raccolta un raccolsi niente, seconda le crocicchie a discotto Bracciano, va alla stazione rasente, tornai a casa misero e dolente.
tutte quarte aumentate, io come l'ho sentito ho detto mamma mia, questo è magnifico, i miei allievi ancora non riescono a capire quanto sia bello, glielo faccio studiare tutti gli anni e loro detestano, perché è difficile, perché è un modo gregoriano praticamente, è un modo veramente molto antico, prima del 1000 ognuno faceva così e Pompilio l'ha fatto sempre fino a che non è morto. E allora Sandro lì per esempio mi ha dato un aiuto enorme dicendomi vieni a sentire Carbognano. Quando mi chiama per il Piave o per Tutti Uniti Lottiamo, che era una cosa anche quella bruttina, l'interessante era sentire come variavano questa melodia a seconda del testo, perché naturalmente era una versione del Piave con parole militanti sempre, e cambiava la melodia. Quindi quello era già interessante, per uno studioso capisco che fosse interessante vedere in che modo cambiavano la melodia. Fatto sta che nacque una formazione formata da Antonella Talamonti, che tuttora sta nella musica, e altri quattro, e fecero il Canti in Piazza e raccontavano con tanti modi. Io gli ho scritto tanti modi perché loro li cantassero, loro li cantavano. Erano sempre, faccio sentire, più o meno, la cosa faceva così. Guardate. È facile, ma ve lo canto dopo. Per esempio, ne racconto uno che eravamo rimasti veramente colpiti. Questo è il riff. Ho visto le macchine bianche e nelle blu, sono stato l'altro anno, l'altro ieri, sterzavano e frenavano salendo su con la scritta carabinieri. La piazzetta di San Pietro al Colosseo, tutta piena di luci, di luci andavano, e luci intermittenti e le porte aperte uscivano in tanti. E quell'uomo colpito a terra sanguinante che ancora strisciava in avanti, e il ragazzo in divisa che perdeva la mira, e dopo che ha sparato è rimasto imbambolato, e la mano gli tremava e la pistola si vedeva, è rimasto come intronato. E i colleghi gli andavano vicino, e il superiore lo tirava per la mano, poi l'hanno portato al bar a prendere un cappuccino, quello che è diventato un assassino. E lui ancora tutto incronato, poi è arrivato un generale gallonato, e gliel'hanno presentato, e il generale gli ha stretto la mano, quello che è diventato un assassino. E lui ancora tutto incronato, le due donne prese a calci, a schiaffi più lontano, e noi stavamo al bar, sedute stavamo, e in mano la busta della Rinascente era pesante, di ricordi le gambe, ci tremavano le gambe, ci tremavano le gambe, e l'aria, il tramonto, la gente, primavera, e tutti come statue, e io non conoscevo i presenti, e nessuno di noi ha parlato, e poi ci siamo alzati, ti ricordi com'era pesante? Ti ricordi com'era pesante la busta della Rinascente? Il mio pensiero era che facendo questo con molte voci dovesse diventare un mormorio ritmato. Poi mi dicevano sì, ma non si capiscono le parole. Cioè, ma che ti importa, non importa, insomma ero snob troppo, perché invece importa, qui stiamo raccontando di quel poveretto che è morto, come si chiamava adesso, fra una mezz'oretta mi viene e ve lo dico, c'ho la memoria lenta. Zibecchi. No, non è Zibecchi. Baraldi. Quella di Zibecchi è un altro, no, era uno di prima linea, non era un santo, di quei napoletani che erano a Roma, lui era ricercato dalla polizia. Oddio, cioè mio figlio dice sempre sto nome. Perché e stava con due donne e nella busta dove c'erano dei carciofi aveva anche una pistola, insomma un'arma, e sono arrivate di corsa, c'è stata una spiata, stavamo tutti a San Pietro in Vincoli, una piazzetta deliziosa, era primavera e c'era un sole bellissimo. Lo muscio. E sono arrivate tutte macchine della polizia, tutto un tratto, hanno invaso la piazzetta, non si capiva più niente.
E noi non ci siamo accorti, eravamo sedute al bar, ma c'è stato uno sparo che non abbiamo nemmeno sentito e un uomo è caduto. Ma io ricordo quest'uomo andare con la mano avanti per terra, strisciava per terra arrancando, e la polizia si era buttata in due o tre, i carabinieri sono buttati su due ragazze e le stavano picchiando un manganello molto forte. E noi ancora tutti seduti al bar a guardare senza capire niente. E poi è arrivato questo generale e questo il ragazzo con l'arma stava con le mani così e con la pistola in mano. E un altro vicino gli ha preso la pistola e quello è rimasto imbambolato, come se non capisse, come se non seguisse. Poi è arrivato il generale, poi gli davano delle botte sulla schiena e dicevano bravo, bravo, si complimentavano, insomma, dicevano hai fatto bene, così, così, così devi fare, così. Ma lui stava immobile così e non reagiva. E c'era tutta la gente, eravamo rimasti tutti zitti, nessuno si è alzato in piedi, nessuno ha fatto niente, tutti zitti. Poi è arrivata l'ambulanza, poi hanno portato via il corpo, poi le ragazze intanto hanno andate via una pantera e poi è finito tutto. E noi siamo rimasti ancora lì con sto sole, sta primavera, sto tramonto. Mi ricordo un'impressione terribile, folgorante, e naturalmente lo volevo raccontare, ma questo come lo racconti con una canzone? Non lo racconti con una canzone, lo racconti con un modo, e questo era il modo, capito? Certo, di modi poi ne ho fatti tantissimi, anche per Zibecchi, e raccontavo tutto a modi. Dopodiché in famiglia cominciavano a preoccuparsi, mi dicevano senti sti modi, ma poi smettere il momento, ma alla fine si parlava a modi, si parlava, venivano rime spontanee dappertutto, venivano ritmi, cose, era un'ossessione. E poi è stato un altro shock, che è stato quello della donna, ma io non vi posso raccontare tutto adesso, no. Ma un po' vi racconto tutto quanto, adesso non vi posso raccontare niente, vi posso raccontare solo una cosa che non c'è qua, è De Mariuccia Chiriacò, che quello è stato un incontro straordinario. Ecco, l'altra cosa importante, in musica classica accade di incontrare dei musicisti che ti danno un colpo al cuore. Abreu non l'ho incontrato, ma sono sicura che sarebbe un incontro per me fantastico, per quello che fa. L'altro è stato... Vado a una gran persona, Carpitella. Carpitella era un musicista classico. Un musicista classico e quando io gli ho detto tutto quello che pensavo, così come lo dico adesso a voi, ridacchiava con toni sommessi e poi mi ha detto brava, brava, sei arrivata anche te a queste conclusioni. Sai che ti dico, io la musica non la voglio più sentire, basta con la musica melodica, basta, passiamo alla logica. Passiamo alla logica. A me questo passaggio alla logica, per fortuna, mi è sfuggito il senso, non ho capito che diceva, era un paradossale, era un uomo intelligentissimo, affascinante, con un carisma straordinario, io gli volevo bene, ma di quello che capiva ne capivo la metà, quello che diceva ne capivo la metà. Passaggio alla logica, quindi me lo sono perso, però la ricerca di altri modi per raccontare, di modi per raccontare, cioè io sento che il racconto è fondamentale. Ed è quello che ha il mio amichetto di 13 anni e che le maestre rifiutano che lui abbia. Questa è la cosa che mi spaventa. E vogliono che lui parli come parlano gli altri, che quando va da un amico a cui è morto il papà gli dica condoglianze. Io ho detto scusate signore, ma lui deve poter dire altre parole anche, non solo condoglianze. E no? E se lui poi, siccome lui ha avuto anche lui un lutto in famiglia, allora la mamma, poverina, anche lei, quando mi dicono qualcosa che dico, e io gli dicevo, ma lei, tu rispondi quello che senti, gli dici, no, ha detto la madre, deve dire dovere. Quindi quelli venivano gli amichetti a dire condoglianze e lui amichetto diceva dovere, ma vi rendete conto? Ma dove siamo? Questo purtroppo, si sta lavorando in questo senso. E questo è come il computer. Ci sono le regole, io tocco quello e quello fa così, quell'altro fa così, cioè il bambino che dice dovere e quell'altro che dice condoglianze, ma non è possibile, a voi vi è mai capitato? Per fortuna no, credo, non si può insegnare così, però alle fasce deboli, ai bambini poveri viene insegnato così e questi allora sono convinti di comportarsi in modo civile. Poi magari fare di tutto, ma insomma si comincia a insegnare l'apparenza, quello che si deve apparire. Ed è spaventoso questo. Mi ha fatto veramente paura quando la madre mi racconta le cose, mi ha detto questo. Quindi
il recupero del racconto è fondamentale oggi, e se possiamo farlo cantando è ancora meglio, perché allora si rinvigorisce la musica, ridiventa viva. Non so come spiegarvelo meglio, ma io credo fortemente in questo, e credo che si debba parlare, si debba cantare parlando, recitare cantando è fondamentale. E non sono la prima a dirlo, c'era Monteverdi che è stato un grandissimo, che ci ha insegnato a recitare cantando, e dobbiamo farlo. Pensate che lui diceva ai suoi cantori: ma quando c'è il recitativo, ma non dovete andare secondo le battute, secondo le misure, dovete farlo libero, come è il canto dei contadini, come il canto popolare. Lui questo diceva. E questi invece oggi ancora cantano i recitativi tutti a misura, tutti a misura. E cioè siamo attratti dall'ordine, ma purtroppo non è un ordine giusto, è un ordine che ammazza quello che ci attiva, è un ordine che appiattisce, che toglie, non è l'ordine giusto, questo va, si può anche allargare il concetto. Ma io penso di aver finito, sto chiacchierando una scema qua, venire qualcosa. Come hai detto? Stavi parlando di una musicista che ti ha colpito. Ah, grazie, brava, brava. Mariuccia Chiriacò. Mariuccia era magnifica. Io sono arrivata nelle Puglie con un'amica, Sara Scalia, che era la figlia di Miriam Mafai, che mi aveva detto: mia figlia c'ha problemi a scuola, è un'altra. Per piacere, portatela in giro con te, perché non la sopporto più a casa, non vuole andare a scuola, sta qua che fa, tiene il muso tutto il giorno. Io ho detto: senti, io sto per andare in Puglia da sola stavolta, senza bambini, perché se no non riesco a fare niente, da sola per registrare. Se Sara vuol venire mi aiuta, mi tiene i nastri, le cose. E Sara è arrivata, questa ragazzina, e siamo partite in due. E siamo arrivate, a un certo punto, stanche morte, ho fermato la macchina e ci siamo addormentate. Saranno state le 3 della mattina, perché per andare da Roma a Lecce, era a quell'epoca, era un disastro, era il 68 proprio. E a un certo punto mi sveglio, vedo tutte ombre attorno alla macchina, dico: oddio, qualche succede. E allora chiamo Sara, anche lei apre gli occhi, che è? Erano tutte donne, che poi tirano su le scale, eravamo in quest'epoca, tirano su il novembre le scale e si mettono a cogliere le olive. E dopo un po' cominciano i canti. È magnifico. Allora io apro il registratore, registro, ma non capisco niente. Comunque continuo a registrare. Poi esco fuori, loro cominciamo a parlare con una che stava in cima e che era quella che cantava più di tutte. E dico: ma non può scendere un momento, me le canta da basso? No, per carità, noi stiamo lavorando. Dico: ma allora come faccio? Perché io pure sto lavorando e mi lavoro sui canti che sta cantando lei. Le ho detto: allora aspetti, stasera venga a casa mia. Le dico: ma dove abita? E lei ha detto: Mariuccia Chiriacò è il mio nome, e mi trova. Allora noi la sera abbiamo detto in paese: ma dov'è Mariuccia Chiriacò? E non gliel'ho detto, ma insomma molti hanno detto: non so chi sia, ma è bellissimo questo piacere del proprio nome. Era proprio felice lei di dirmi, e tutti mi trovano. Finalmente la farmacia ci ha detto: ma sì, certo, Mariuccia Chiriacò, andate in quelle case là, eccetera. Siamo andate e c'era Mariuccia, la sorella, un'altra sorella, e già incominciavano a canticchiare. Poi sono arrivati gli uomini. Poi mi hanno detto anche dove andare. Il giorno dopo sono andata dal Cavallaro, poi il Cavallaro è venuto anche lui, tutte le sere a quel punto ci incontravamo e cantavano. E lì ho imparato moltissimo, per esempio a un certo punto io cantavo con loro perché mi piaceva, era facile, e non era facile per niente, infatti Mariuccia mi dava un sacco di gomitate. E poi a un certo punto mi ha detto pure: ma guarda che sei scostumata. Ho detto: come scostumata? Perché? E perché era un canto che faceva così: sovrana montagnella c'erano 3 sorelle, la più maggiore di quelle si mise a navigare. Sopra si faceva la terza: la più maggiore di quelle si mise a navigare, facevo io sentendomi in regola, e lei dai la botta. Dico: ma io, ma che c'è? Ascostumata.
Perché? Perché non fai il finale di cortesia. Il finale di cortesia, questo mi manca, che è il finale di cortesia. Devi fare la più maggiore di quelle, si mise a naviga, si mise a naviga. Ah, vuoi il minore? Ma che minore? Voglio il finale di cortesia. Dico, ho capito, è il minore. Non vi dico per Mariuccio per farle cambiare melodia, perché lei ha incominciato con a mera lecce, me piace, la 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 la. Dico, ma bellissima, molto bella, me ne fai un'altra di canzoni? Sì. O rondinella che rondi lo mare, fermati che ti dico due parole. Dico, sì, bellissima, me ne fai un'altra, all'aspera di aspera di no. Dico, Mariu, ma vuoi cambiare tono? Ah, va bene, all'aspera di aspera di no. No, ho detto melodia. Ah, melodia. Ad aspera di no. Mariuccia, non ci capiamo. Ma quello che mi c'è voluto per farle dire ed era solo, raccontami un altro tono secondo lei. Ma no, dico, secondo tono è un'altra cosa, vuol dire alzare o abbassare. No, il tono è la melodia che si fa. Allora, con ciò ho potuto continuare a fare ricerca, perché sennò ero incastrata, e ho capito che tono fai, e poi ha avuto una spiegazione per me questo, perché loro non conoscono scala, non dicono modo, che è un modo nostro di dire derivato dalla musica classica, dicono tono, ed è interessante come sostantivo per indicare la melodia di una canzone, tono anche con le parole. Perché loro quello che cambiano sono le parole soprattutto. Infatti, quando io non riuscivo a farle cambiare modo, gli altri mi dicevano, ma scusa, ti ha raccontato di quando suo figlio è partito militare, ti ha raccontato di quando ha incontrato il marito che stava male, ti ha raccontato che ha cambiato 3 volte. E io dicevo, no, ha cambiato sempre, non ha cambiato per niente, è rimasta sempre la stessa melodia. Loro, per loro la cosa importante sono le parole, il tono sono le parole. E poi la melodia si può fare anche sempre quella. Infatti c'era un'altra Ernestina in Abruzzo che mi diceva, io dicevo, mi canti Sant'Antonio? Sant'Antonio, lo deserto, se no, e ho capito, ma mi fai la melodia? Dice, no, quella la fa mia sorella. Cioè, loro sono brave perché sanno le parole, perché inventano le parole. E la melodia, poi arrivò la sorella più tardi e disse, e lei disse, senti, la signora vuol sentire la musica. E che ci dico? E dici, facci Sant'Antonio. E dice, ah vabbè, e si è messa a cantare. E si è messa a cantare una musica che non è quella di Sant'Antonio, perché quella è una musica di Pescasseroli, poi c'è la musica di Chieti, capite? Il modo è di un paese, ed sono stornelli, questi sono i modi del Salento, del Basso Salento, oppure i modi di Lecce, o i modi di Martano. E cambia il modo, allora, capite? Cambia il tono, direbbero loro. Finché Mariuccia, poi io ho detto, sei bravissima a cantare. Lei mi ha detto, sì, io sono la più brava. Ho detto, ma lo fai di mestiere? Ma te c'ha anche, è la mia professione, perché io faccio la piangente, la prefica. Ho detto, ah, mi fai un pianto? E non c'è lo morto, che vuoi fare? Era seccatissima che l'avessi chiesto il pianto. Allora, lì questa è famosa, la racconto sempre, ma insomma fate finta di non sapere. Allora io dissi, vabbè, Mariu, ormai avevo capito che non è inutile insistere, io adesso devo ripartire, torno a Roma, questo è il mio telefono, tu chiamami e mi dici quando c'è. Sono passati mesi, finalmente un giorno rispondo al telefono, sento una voce lontanissima fare, c'è lo morto! Allora sono andata giù e meno male che ho capito, perché non ci pensavo, ho dovuto dire c'è un mort, mannaggia, questa è Mariuccia, va bene, andiamo. E i poveretti avevano aspettato, sicuri che io sarei andata, loro non gli è venuto nemmeno per l'anticamera del cervello di pensare che io potessi non andare, perché loro sono consapevoli che le cose loro sono importanti, e quindi sono andata là. E il morto aspettava, erano 3 giorni che stava aspettando, e lei mi ha detto, adesso andiamo dal morto e così ti faccio vedere come si fa.
e siamo andati. Intanto lei si scioglieva le trecce che non sa, attorno alla testa, venivano dei capelli lunghissimi e si metteva tutte le forcine in bocca e guidava la 600 multipla. Male. Arriviamo finalmente a questo paesino, San Donato. Scendiamo e io le dico: ma tu, Mariù, che fai? Lo conosci bene sto morto? No, non l'ho mai visto veramente. Come fai a raccontare, a parlare? Quello si capisce. Perché mi spiegava, per prima cosa tu devi fare il mormore. Nel mormore devi dire tutte le cose che hanno preceduto la morte di quest'uomo. Che fai? Me le faccio raccontare. Ah, vabbè. Poi viene invece il lamento, parte centrale, e nel lamento devi dire tutte le qualità del morto. Ah, e quello se non lo conosci come fai? Le vedo. Poi faccio il grido, e il grido, vedrai, il grido mio non lo fa nessun'altra, e a me mi pagano 80.000 lire per venire qui a fare il grido. Vabbè che stava 2 giorni, insomma era una cosa lunga, però 80.000 lire per un grido, era il 68. Era un affitto, 80.000 lire, quindi era pagata molto bene. E allora lei è arrivata, è scesa dalla macchina, ha preso il foulard, entra il velo nero, è entrata dentro, c'erano tutte le donne attorno, gli uomini tutti fuori a fumare, e lei incomincia subito, dice: come è morto, come è stato? E appena dicevano una frase, stava al bar, vado al bar, e si mette a tutte, attene me, vado al bar. E perché? Che beveva? E si è presa una limonata. Ho preso la limonata, attene me. Poi ha continuato, male ti fece la limonata. Poi si girava attorno e tutti, attene me. Però intanto si calmavano, c'era tutto un clima calmo, sereno. Poi è arrivata alle qualità. Io dico, mo come fa quelle qualità? Cambia tono veramente. Cioè, incomincia a cantare altre note e fa un tritono, ta, ti piacevano le salsicce, che le vedeva pendere dalla soffitta, che le mangiavi le salsicce, attene me, non le mangi più le salsicce, io adesso vi dico malamente, perché non so, il loro dialetto era bellissimo, come faccio io brutto. Poi ti piacevano le finestre d'alluminio, l'alluminio, sì, ti piaceva l'alluminio, non c'è più l'alluminio, e conti le scarpe all'inglese, belle le scarpe all'inglese, non ce l'hai più le scarpe all'inglese, e mattone di casa, perché i mattoni erano un valore, di solito c'è cemento quando va bene, se no era terra. I mattoni di casa, non ce li hai più, non te li godi più i mattoni di casa, le finestre, apri e chiude le finestre, se apri e si chiude la finestra, beata a te, e continua così. E poi comincia il grido, e col grido faceva questi grida dall'alto, figlio, sempre figlio, anche se una madre, un padre, una qualsiasi cosa, sempre figlio, e tutte le donne piano piano contagiate fanno il grido insieme. Questo l'ho sentito fare anche durante la guerra del Kosovo, quando facevano vedere i morti, c'erano questi grida, proprio erano la stessa cosa. E credo che sì, in Europa, verso la Macedonia, si facesse molto, e forse ancora, non lo so adesso se si fa. Io l'ultimo pianto l'ho sentito quando facevo Troiani a Gibellina nel 90. Poi, poi c'è stata una vecchietta a Fiuggi, nel 94, io andai a Fiuggi per incontrare il parroco della chiesa e il capo della confraternita per portare il gruppo mio del coro alla visita di Pasqua, che facciamo una settimana tutti insieme, ce ne andiamo in giro per l'Italia. E come sono arrivata mi hanno detto: sei stata fortunata perché è morto un confratello e quindi c'è il funerale e sentirai i bei canti che facciamo. Sì, questo, insomma, la morte è vista in modo sereno. I canti che faremo, così capisci cosa cantiamo, e poi forse vedrai. E infatti a un certo punto hanno fatto tutto silenzio, perché si era avvicinata una signora che si è inginocchiata vicino alla cassa e ha cominciato a battere sulla cassa, e piano piano poi è cominciato il pianto, molto bello, un mormorio molto bello, molto lento, veramente bello, e non ha fatto il grido, solo un mormorio vicino alla cassa. E naturalmente io non avevo il registratore, e anche se l'avevo, tirarlo fuori mi pareva proprio brutto,
però ecco, quello l'ho sentito nel 94, poi non ne ho più sentito. Ecco, adesso ho raccontato un sacco di cose, ma basta. Domanda, se no. No, io... Beh, e se tu quella volta non avessi trovato, non ti fossi addormentata in quel posto, la tua vita non sarebbe arrivata a te. È stata una cosa meravigliosa questo caso che ti ha portato a conoscere, sì. Questo. Sì, sì, sì. Però devo dire che quando ti metti in giro così, di casi te ne capitano tanti, eh. Basta andare in giro e fermarsi con la macchina in mezzo alla gente, scendere, stare lì un po' e poi succede di tutto, ma di tutto. Tante cose sono successe. Basta stare in mezzo alla gente. Certo, se impareranno tutti a non parlare, a dire le più frasi, condoglianze e dovere, stiamo messi male. Purtroppo non parliamo più, perché la nostra cultura è quella che ci fa perdere la televisione, i giornali, i media, e abbiamo perso la capacità di comunicare decisionalmente, e quindi oggi va in giro a sempre poco. Sì, io penso che i genitori forse potrebbero in casa incominciare a raccontare. Non si fa più, non c'è il tempo, forse non c'è lo stato d'animo. Non so cosa manca. È una vita molto meno associativa quella che facciamo. Per cui anche quando si mangia insieme non si parla. No, si sta su Facebook. Eh? Quando si mangia si sta su Facebook. Quando si mangia? Su Facebook. Si guarda. Come fare a mangiare? Ah, si guarda Facebook mentre si mangia. I ragazzi fanno così, i ragazzi fanno. Certo, un po' di riflessioni su questi Facebook, questi LinkedIn, queste cose che mi ossessionano, che mi arriva sempre, il tale sta su questo. E chi se ne frega che il tale sta su questo? Non ho capito perché mi devono avvertire. Forse mi manca. Vogliamo mettere una volta quando c'era qualcuno a televisione che diceva. Grazie, buonasera a tutti amici ascoltatori, oppure c'era un altro che diceva, beh io sono molto contento di essere qua, complimenti a lei, grazie. E chi era il secondo? Corrado. Corrado, sì, con quella voce là, è vero, è vero. Insomma, è complicata, la vita è complicata. È incredibile che ripiangiamo la televisione a tavola, comunque, la luna. Ma è vero che ora una cosa è cambiata, i ragazzi non guardano più la televisione. Quindi uno dice, beh, è positivo. No, invece... Chi lo sa, cambierà pure questo, finirà pure questo, non lo so. Io sto diventando sempre più un'appassionata di catastrofi e questo devo dire che non è bello, non va bene. Però immagino che a un certo punto il vulcano Marsili scoppi. E allora tutti siamo... Sapete cos'è il vulcano Marsili, no? Non sapete del vulcano... Ma è magnifico che non lo sappiate. Dentro al mare, Tirreno, a pochi nemmeno 100 chilometri da dove sta casa mia, veramente, per quello mi ha interessato molto, e in linea fra la Sicilia, Napoli, fate un triangolo, Sicilia, Napoli, Calabria, così, ecco. Lì in mezzo c'è il vulcano Marsili. Andate a casa e guardate su internet, guardate che tocca dire. Vulcano Marsili, alto 1500 metri, è una montagna alta 1500 metri, profonda molto perché ha 1500 metri di acqua sopra, quindi un totale di 3000 metri. Andate a vedere, poi vi fate il conto che io forse mi sbaglio, ma è grave, perché una parete del vulcano si sta deteriorando sempre di più. Si aspetta che questa parete finisca per cadere,
a quel punto ci sarà uno tsunami di proporzioni pazzesche, mai visto, che invaderà l'Italia, dividendola in modo completo proprio, tagliandola in due tronchi e devastando quella, tutta la zona del Napoletano, tutto, 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 diventa un arcipelago. Allora penso, certo, a me queste catastrofi appassionano, però devo dire che io sono evidentemente un carattere... Salvini ha fatto un corso di subdivisionale, ma va soltanto alla piccola. Va lì col piccolo. Già, la Lega sarà contenta. No, io trovo che di fronte a un caso di emergenza generale, vedete che a Genova, come a Firenze, i giovani poi si danno un grande affare, non stanno a guardare su Facebook, hanno trovato più interessante andare a pulire le case, le strade. No, cioè, ma erano anche su Facebook. Fanno tutte e due le cose. Vabbè, vabbè, allora gli si concede, vabbè, insomma, se sono andati a guardare, a pulire e poi sono anche andati a metterlo su Facebook, si può fare. Insomma, forse si arriverà a rendere più banale sto Facebook, che li interessi di meno, certo mi fanno impressione anche a me, eh. Io ho dei nipoti, guarda, dalla mattina alla sera stanno lì davanti, non so come si fa, però riescono a fare anche altre cose, quindi... Perché poi diventano multitasking, sanno fare tante cose contemporaneamente tutti, ragazzi. Beh, insomma... Gli uomini meno delle donne, però. Questo sempre, è sempre stato. Sempre stato. Sì. Signori, io vi saluto con tanto affetto, ci rivediamo tra un'oretta. Arrivederci. Essere soli, aver degli amici e del vino un caffè, io sono della città, riconosco le strade, dalle buche rimaste, dalle case sparite, dalle cose sepolte che appartengono a me, al di là delle gialle colline c'è cioè il mare. Rimasta il respiro.
la grande fatica a salire quassù, ci vengo una volta quassù, e quassù son rimasto per rifarmi le forze, per trovarmi compagni, per trovarmi una terra, per cercarmi un paese, per rifarmi le forze, per trovarmi compagni, per trovarmi una terra, per trovarmi un paese. Un paese vuol dire non essere soli. Oggi pomeriggio vi parlavo diffusamente di questo fatto dei modi urbani che volevo raccontare attraverso la musica, le cose, ma non più secondo schemi armonici nella voce, solo nell'accompagnamento, nella voce, parlare, raccontare, vi racconterò qualcosa. Non vi preoccupate, dura pochissimo, perché so che sapete che ogni tanto durano 40 minuti, 20 minuti e mezzo queste cose che canto e sono decisamente asfissianti. No, ci hanno riempito la vita con i canti, asfissianti. Ora è venuta l'ora di guardarci un po' in faccia, scuotere le braccia, contarci uniti, sopravvissuti. È lontano il tempo del 63 che andavamo a cantare per Milano con rigore salutare. È lontano il tempo del 64 quando a Spoleto abbiamo cantato le voci dei morti e risuscitato gli ideali degli emarginati e gli spettatori si erano indignati. È lontano il tempo del 65 con le chitarre a forma di fucile, i ritmi veloci, problemi precoci, il 66 con l'invasione del grande teatro, spettacolo mimato e cantato, il 67 di preparazione, il 68 con l'esplosione, contessa le lotte, le riunioni e gli amici immediati e fatti nuovi già dati per scontati, il 69 assaporando le conquiste nuove con le cantate moralistiche virtuose spezzate in mille parole d'ordine vistose. E poi il 70, 71, 72, 73, confusi, segnati dai compagni nostri che ci hanno lasciato. E poi il 74, la benzina va a 300 e nessuno ha fiatato. Per le elezioni, grande mobilitazione, Svizzera, Lecco, Modena, Como, Caselle, Novi, San Polo, Pietralata, Empoli, Pisa, Bari, Ancona, Tavernelle, Tavernunzia, Tavernette. 13 di maggio, 15 di giugno, che giornate, che nottate, che cantate. Poi in giro a cantare, in giro a cantare, in giro a cantare. 10, 20, 30 mila a sentire, 10, 20, 30 mila a cantare, 10, 20, 30 mila a cantare, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi. Ragazzo gentile, qui davanti a me, mi stai a sentire, ma dimmi il perché, le storie fatte della gente poi. Gli eroi innalzati da noi si sono rovesciati con la testa in giù, stalliti, dissanguati, non parlano più, c'è da costruire paesi e città, buttare via i morti, andare più in là. Le volte che l'ho visto
davanti agli occhi ho le mani spezzate e la lingua mi diceva andate, andate. Io all'11 e mezzo mi sento ferito, mezzo 11 e mezza mi sento morire. Le parole grazie e tutto mi diceva che non giova. Io all'11 e mezza mi sento morire, mezzanotte mo da confessare, cerco il perdono dalla madre mia e questo è un dovere che ho da fare. Io a mezzanotte mo da confessare, pioggia e fango e l'auto per scappare, a morire lì vicino al mare. Ma io quella notte volevo parlare e non può più parlare, può più parlare, non può, non può, può più parlare. La testa, me lo si può levare? Che mi fa dimenticare? Così è meglio. Voi lo sentivate di là rimbombo? No, perché è alto, però il microfono è lontano. Ma basta anche in generale. Mi devo avvicinare al microfono, dici? Sì, pochino. Ah, aspetta, così va bene? Sì. Quando uno sa chi è, quando uno sa chi è, gran bella cosa, ritorna a casa, ti piacciono i fiori, cerchi gli amici, bussi alle porte, dici sono io, bussi alle porte, dici sono io, dici, questo è il voler mio, dici, preferisco, scelgo, mi piace, e la paura tace, la paura tace, tace l'angoscia di un cuore svuotato che t'ha fatto gridare, datemi la forza, non ho più fiato. Quando c'hai un nome, trovi le cose lasciate in un cantone tristi senza padrone, e ora puoi dire roba mia e la paura va via e la paura va via. Quando sei sola, ti piaci o non ti piaci, sei sempre te, ti sai parlare, ti sai consolare, c'è tanto da imparare, lavori fai per tre. Ti svegli all'alba e dici sto con te, dici ora il tempo è mio, pensi, forse inventi, senti la pace e allora sei contento, cresce la voglia dentro, te ne vai in piazza a mangiarti un gelato, quanto tempo è passato.
vita mia non ha più fiato. Quando sei sola, cerchi gli amici che stanno sul tuo stesso pensiero senza rimpianti. E ora puoi dire, comunque sia, si vive in compagnia, si vive in compagnia. Farla come una piccola confidenza. Nella mia famiglia non si aveva molto il senso del vero. La verità era una cosa opinabile, molto opinabile, cosa che in fondo a noi giovava moltissimo, a noi ragazzini. Ma gli esempi che avevamo, gli esempi erano questi, appunto. C'avevamo una nonna che continuava a dire di essere francese, mentre sapevamo benissimo che era abruzzese, quindi nata a Teramo, non c'era discussione su questo. E lei continuava a dire che era nata a Parigi, che era francese. E noi allora andavamo dal nonno, diciamo: nonno, ma la nonna dice che è francese. E lui dice, ce ne sono di verità, ragazzi. E quindi anche noi piombavamo in uno stato di incertezza, che non è che ci facesse molto dolore, diciamo, perché quindi anche noi, se ci dicevano, ma tu ci hai detto che eri andata a scuola, qua risulta che non ci sei andata, ce ne sono di verità. Quindi si viveva serenamente così. Poi il nonno diceva sempre, non fate arrabbiare la nonna, perché se uno mette in discussione le verità dell'altro, quell'altro secca. Che bisogno c'è? Questo che bisogno c'è ci ha piombato in un altro stato di riflessione profonda. E dicevamo, sì, che bisogno c'è? E quindi i temi che facevamo a scuola gettavano tutti gli insegnanti in uno stato di perplessità continua. Dicevano, ma da dove viene sta famiglia? Fatto sta, io mi trovai finalmente a mio agio quando incontrai il mondo della musica popolare, perché lì non si sa chi l'ha composta, è probabile ma non si può sapere, lo sa solo Cesare Bermani ma non lo dice. E via di questo passo, io ho pensato, questo, io qua ci sto bene. Venivo invece dal mondo della musica classica, dove non potevo essere incerta se quella cosa l'ha scritta Rossini o Donizetti, era uno scandalo, tutta la famiglia si indignava, ma come quella, ma come sarebbe a dire la nottambula, ma stai scherzando, ma Rossini, ma che c'entra? E io ero perplessissima, dicevo, ma insomma di verità ce n'erano, non ce ne sono più adesso. E così mi trovai a mio agio. Tanto che andando a Spoleto per fare questo concerto di cui mi avevano detto, vieni che ti invitiamo a cantare con noi a Spoleto, io avevo solo cantato col Nuovo Canzoniere Italiano nel 63 a Milano, alla Casa della Cultura, dove conobbi Ivan Della Mea, che era un giovanotto molto, molto simpatico, un po' arcigno mi era sembrato, ma insomma bravo, si grattava molto la testa, era pensoso, insomma, e i ciarchi simpatici, ho trovato un mondo tutto affettuoso e simpatico, quindi ero contenta, non sapevo niente, non sapevo cosa andavo a fare, vieni a Spoleto a cantare, andiamo a Spoleto a cantare, una bella notizia, un po' a canti popolari, e io sapevo che già avevo imbrogliato con Roberto Ledi perché gli avevo cantato delle ballate piemontesi, secondo me, ma che non erano affatto piemontesi, che erano trovate in un libro di un certo Meunier bravissimo che aveva scritto canti dell'Alta Savoia, sì è vero, ma queste chissà da dove venivano, cos'erano, e io avevo detto che erano canti di trovatori medievali, rarissimi, secondo me Roberto ci cascava, ero sicuro che c'era cascato, ma chi lo sa, non gli ho mai chiesto poi se c'era cascato o no, comunque mi aveva chiamato, dico andiamo, andiamo, e non avevo canti da cantare però, autentici, e non sapevo manco cosa volesse dire autentico, così mi siete, scriviamo un paio di canti popolari, tanto so popolo io, e allora non c'è discussione. E così andai con Nebbia la valle, nebbia la campa, questa già la sapete, no? Possiamo farne a me. Se volete la cantiamo, mi fate il controcanto, eh?
dalla valle, nebbia la montagna. Nebbia la valle, nebbia la montagna. Nella campagna non ci sta nessuno. Secondo me l'avevo inventata io. E quindi quando Gianni mi disse: ma tu sei iscritta alla CIA? Io non sapevo manco che era la CIA, gli dissi no. E ignoravo invece il fatto che, essendo diplomata, ero già automaticamente iscritta alla CIA. Non lo sapevo. E quindi gli dissi: no, non sono iscritta. Allora lui la fece depositare da un prestanome. E restata al prestanome. E Domenico Modugno la individuò, ma c'era scritto canto popolare, giustamente, lui ha detto allora non è di nessuno, non è di nessuno, lo posso usare, e l'ha riusata, secondo me è andata così. Dopodiché hanno incominciato a dirmi: no, non è vero, questa l'ha fatta Modugno. Come l'ha fatta Modugno? Ma se l'ho fatta io, a me pareva di averla fatta, però le note insomma poche. Poi Caschi la Live è una cosa, no, Caschi la Live, sì, c'è anche un canto abruzzese che dice veramente Caschi la Live, avevo pescato un po' di parole qua e là, quello era lo stile più mio veramente che di Modugno, quindi ho pensato: no, secondo me l'ho fatta io. Ma un bel giorno mi sono incontrata proprio con Modugno la SIAE, che la signorina ha detto: lei firmi qua, signora Marini, e ho visto lui alzare la testa, guardarmi, e poi ha detto: ma allora chi l'ha fatta? L'hai fatta tu o l'ho fatta io? Ho detto: ma guarda, allora c'aveva pure lui qualche dubbio in proposito. E che mi hanno detto, eccetera, allora gli ho detto: senti, io non lo so più, ormai questa l'abbiamo fatta sotto, tu hai fatto Maratelli, ho fatto di amore, lasciamo come stanno le cose, che pazienza, tanto non è, va a sapere. E lui ha detto: certo, vai a sapere, ce ne stanno di canzoni, io pensavo ce ne stanno di verità. Quindi è andato a scrivere. Volevo cantare per l'altra, ma non vorrei qua che casca tutto sul bagnato, sapete già tutto a memoria. Che vi volevo fare pure il cacciatore Caetano, ma non cantiamo, non cantiamo. Sì, ma insomma, vabbè. In terra di Romagna vivevano padre e madre e un figlio, successi in un parapiglie, e lo padre l'accidò, e l'accidò, 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 mi aspettavo un coro tonante veramente. Un padre scellerare entrossi nella gambre con tre rivolverate, in mezzo a piede li stennò, e li stennò, 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 li stennò.
cacciatore gaetano, andandosi a spasso con lo suo cano, incontrossi la coccia d'un cristiano, dai carabinieri la portò e la portò, la portò, 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 la portò, la portò, portò, portò. Il carboniere appena saputo di queste fatte, a momenti ci diventa mezzo matto, dice allo cacciatore Caetano, tu sei l'unico testimone di questa coccia di Cristiano, senza lo trunco e lo trunco, allo cacciatore Caetano ci presero grande tremore per le mani, dice allo capitano dei carbonieri, io non so niente di questa coccia di Cristiano che mi capita per le mani senza lo trunco, ma lo capitano in ci credo, Ci credo. Alla Vergine Santissima, leva di velu cappiello, a rimettere di velu cappiello, una grande grazia li faccio, e li faccio, li faccio. Dice tanto il capitano degli carbonieri, saccio per sicuri con lo terribili peccatori, Nina e Luca c'erano il carano anche se teneva una croce di cristiano in mano. Dice tanto il capitano degli carbonieri, oh bravissima Vergine Maria, sempre Vergine con rispetto parlando, dice questa cosa grande di grandissimo valore, accompagnatemi subito a sentire il regolarissimo verbale alla questura. E la Vergine ci andò, e ci andò, e ci andò. E assintate la questura istinto regolarissimo verbale, lu capitano dice te documenta, dice te la Vergine Maria non ci ritenga, e lu capitano si inceppò, e si inceppò, si inceppò. Allora lu capitano di tutti quanti, lu capitano degli carbonieri appena saputo di queste fate, dice tallo inceppatissimo capitano di lui regolarissimo verbale, testa grossa del Luca Bruno, come ti spira che chiama la Vergine Maria, comunica testimonia che senza sapere non sommo qualche guaio c'è e combina, e che una sarima in giro un'anima fetente d'assassino, che tanto sapessi già quanto in giro ce ne sta, e lui cristiano si salvò. Un delirio assoluto, pensiamo a una cosa più seria. Queste sono state le mie due prime composizioni, che ho sempre detto che non avevo fatto per carità, erano molto popolari, perché sennò mia madre, che aveva speso un capitale per farmi studiare con più appunto a noi eccetera, gli veniva un infarto come me. Adesso invece andiamo a una seconda maniera, cioè la mia ultima maniera, che è quella di scrivere così. Prima che cadessero le torri, uscivo con il sole per comprare cose nuove, parlavo forte per le strade, dentro a filo del mio cellulare, senza molto pensare. Ora sono muta, non mi va di parlare. Voglio solo pensare ai bambini che si appoggiano al fucile per camminare. Vedo la neve, la sabbia e la distesa lunare. Tanto è veramente buono.
passi sotto i piedi e strusciare foglie con le dita e l'odore dell'aria e gli uccelli forse a cantare e lasciare le sue botteghe di souvenir, questo è quanto mi lascio alle spalle, cose finite, voglia di cominciare, amore, 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 come mi porti per mano, amore, 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 come mi porti lontano, torri gemelle di la torre di Babele. Poi Matteo Salvatore lo conoscete sicuramente, ha scritto delle bellissime cose, te ne canto un paio. Quando è venuta l'uva di Assettano poca innanza la porta, passa l'urchina di she.
grano come che fanno in Russia o in Australia, ma quando uno è disoccupato starebbe meglio assai bonificato, quel terreno deve essere espropriato al conte, al duca, al principe, al barone, e se venisse meglio coltivato ci avrebbe più frumenti la nazione, e di piante fruttifere piantato meli, peri, olivi a perfezione. No, come sta attualmente, un gran pascolo e grano poco e niente, chi vive al mondo sempre allegramente, e chi si spassa la giornata vuota, chi si diverte spensierato, io maledisco il dì che quello è nato. Perciò sia ben visto e constatato, se c'è chi mangia frutta a pancia piena, bestemmia l'altro che è disoccupato e va con figli a letto senza cena. C'è chi muore di fame e chi è nato nella fortuna non conosce pena. Termino il canto e vi dico spezziamo, è il modo di spezzare questa catena. Stavo pensando, cerchiamo il modo. No, sì, troviamo, termino il canto e vi dico troviamo il modo di spezzare questa catena. Stavo pensando, per quello mi sono distratta, che stiamo in un tempo di restaurazione completa del vecchio regime, dei più vecchi regimi, tutti insieme, tutto quanto. Proprio questo canto, sapete che saranno 40 anni che non lo canto e che prima lo dovevo cantare sempre perché era utile. Lo volevano, poi ci attaccavamo altri canti sulla campagna, cose. E adesso invece mi è venuto normalissimo di cantarlo dopo Matteo Salvatore per il clima che si respira adesso, perché non c'è più, è un canto disperato ed è vero, quello che dice è verissimo, è sempre così, e si direbbe che continuerà sempre così. E questo è terribile, dà la sensazione che si devono cantare anche se poi non serve a niente. Questo veramente fa pensare tutto questo. A Zurigo uno mi dice vieni dagli stagionali. Ecco, io ero da Mariuccia Chigliacò e tutto a un tratto lei scompare, mi dicono sta in Svizzera. Come Svizzera? Qua era ricca, c'aveva sì, ma la carestia è venuta anche per noi, è andata male, non ce la fa a pagare le tasse, se ne siamo andati. Stiamo in Svizzera. E sono andata a cercarli. E arriva alla Casa della Cultura degli emigranti, che si chiamava Le Colonie Libere, si chiamava. Entrò dentro e stavano tutti discutendo, parlando animatamente, c'era un salone dove si parlava solo italiano, bevevano vino, birra, cose, e discutevano. E a un certo punto io chiedo, ma io vado a trovare la famiglia Chigliacò, sapete dov'è? E hanno guardato un librone che avevano con tutti gli italiani in Svizzera, mi hanno detto no, qua Chigliacò non ce n'è nessuno, non è possibile, sono qua. Poi finalmente uno dice guardate che starà fra gli stagionali, ah sì sì, fra gli stagionali dico io, sì sì. E allora dice, allora no, guardi, non ci può andare a trovarla, perché? Perché sta con gli stagionali, ho capito, e non ci posso andare, no, non ci può andare dagli stagionali. E si alza allora uno e dice, tu sei il solito fascista che non vuoi che vadano a trovare gli stagionali. Ma che hanno sti stagionali? Ma lasciate che uno li vada a trovare, no? E allora quello risponde, tu sei il solito comunista che gli stagionali li va a trovare solo poco prima delle elezioni. Ecco come, e incominciano tutti, si alzano i piedi, incominciano a urlare, tu sei così, tu no, tu sei cos'ha, e si tirano le sedie in testa, insomma se succede un macello lì dentro. Io sto a guardare questo disastro e penso, e che ho detto di così terribile? E si avvicina uno, piano piano, un topino, mi dice, vuoi andare a trovare gli stagionali? Sì, li voglio andare a trovare. E allora andiamo, e andiamo. Gli stagionali, mi spiega lui, andando,
stanno lontano in un campo chiuso, era il 71 quando sono andato, io ora questa la canto spesso in Svizzera, però devo specificare che era il 71, allora tutti fanno una pagina, ah, sì sì, come se adesso non fosse la stessa cosa, non è la stessa cosa, ma in fondo l'emigrante è sempre emigrante, è rimasto un po' la stessa cosa senza averli chiusi dentro a un campo di concentramento, non possono tornare in città, stanno lì soli, solo uomini, e stanno in container, quello che sono container, sì. E quando io sono arrivata, uno appunto mi ha detto, io mi vergogno signora, non qua, venga al paese che io qua non le posso manco offrire un bicchiere di vino, un'aranciata, una spuma, non le posso dare nemmeno una spuma. A Zurigo uno mi dice, vieni da lì stagionali, andiamoli a trovare. Come ci vedono arrivare, se ne vanno mentre stavano a parlare. Eccoli, dice uno stagionale, se ne vanno mentre stavano a parlare. Siamo italiani, vi vogliamo salutare. Italiani sì, ma di un'altra razza. Scusatelo signora, scusatelo, è un po' matto, prego accomodatevi signora. Scusate la baracca, scusate i letti sfatti, scusate la miseria mia signora. Buongiorno e buonasera, e come ve la passate? Grazie, tutto a posto, è meglio che ve ne andate. Buongiorno e buonasera, tornate per votare. Siamo tornati a Pasqua, non si può più tornare. Buongiorno e buonasera, vi volevo salutare. Vi siamo molto grati, ma è buio, dovete andare. Piange vecchio solo, piange vecchio solo, si alza quell'altro, lo viene a consolare, con la mano sulla spalla, si china a mormorare, non piangere compare, sciamma che ti fa male, con la mano sulla spalla, si china a mormorare, non piangere compare, sciamma che ti fa male. Son senza padre e soldi, ho dei padroni, son soldi viaggiatori come i piccioni, per far viaggi di affari o di piacere, i capitali varcano le frontiere, son mille più miliardi che hanno per anno, attraversano le frontiere e se ne vanno, e noi lavoratori senza lavoro dobbiamo per mangiare viaggiare con loro. I soldi dei padroni che fuggono via danneggiano la nostra economia, perché danno un passivo dei più imponenti alla nostra bilancia dei pagamenti, ma la bilancia torna a funzionare purché noi si continui ad emigrare e rapportare a casa quei bei contanti che sono le rimesse degli emigranti. Avevo già ricchino più di un padrone facendo da bracciante del meridione, e poi al nord e all'estero da operaio ne ho fatto venire ricco qualche migliaio. La regola da trarre è solo una, ci dicono di emigrare per far fortuna. Certo si fa fortuna, ma si dimostra che noi facciamo la loro e non la nostra. Ma occorre che gli passi questo brutto vizio, che i soldi ci abbiano sempre al loro servizio. Deve essere il contrario, e prima o poi dovranno essere i soldi a servir noi. La rabbia che hanno portato i nostri fratelli all'Alfa o alla Fiat o alla Pirelli, noi la dobbiamo portare per tutta Europa, spazzando via i padroni come una scopa. Uno, non ci si sbaglia, che faccia i soldi all'estero o qui in Italia, i soldi lui li fa sul nostro lavoro e poi li manda all'estero e noi con loro. Noi non dobbiamo essere mai più esiliati, ma ormai protagonisti organizzati, dobbiamo farla finita per essere pronti a giungere presto alla resa dei conti.
insomma, poi è venuto l'anno strano, prima è venuto, prima di questi canti qua, il 68, quando fummo invitati con la FIGC ad andare a Cuba, a passare un po' di tempo a Cuba per capire come erano le cose cubane. E così andammo con Leoncarlo Settimelli, Elena Morandi, io, a rappresentare l'Italia. E Ivan della Mea, ecco, stavo pensando che c'era anche Ivan. Poi Ivan rimase lì a lungo perché c'era un'austriaca, una no, australiana, una bellissima australiana che formidabile. E rimase un po', e poi però gli venne una crisi di fegato. A me venne una crisi renale e lui fu ricoverato da una parte e dall'altra. E io la sera per addormentarmi prendevo una pillola che si chiamava Ansiolin e dormivo tutta la notte in un modo angelico. E lì mi sono inghiottita la mia pilloletta e ho dormito profondamente. Il giorno dopo stavo bene, però mi hanno tenuto ancora per fare una visita all'Ostrognones. Allora io sono rimasta e tutti a ridere, gli italiani, tutto questo fatto dell'Ostrognones, tutti ignoranti. E poi a un certo punto la sera io ho preso il mio ansiolino, me lo stavo per mettere in bocca, arriva un'infermiera e dice cosa prende? Dico la pillolina per dormire, la piruliglia capitalitta. Ma come la piruliglia capitalitta? La devo prendere, se non dormo. No, ci pensiamo noi altre. Nosotros facciamo tutto noi, stai tranquilla, adesso dormirà. Te credo. Mi hanno fatto mettere sdraiata con dei panni caldissimi, bollenti, lì c'era 50 gradi, non so quant'era Cuba già di suo, mi hanno fatto svenire, sono svenuta per tutta la notte, sono stata in coma, sono stata benissimo. La mattina dopo mi ero svegliata un po' meno allegra della prima. La sera tutte le signore della corsia dicevano, compagnera, c'è da una pillolina. Avevo già portato il male, l'avevo corrotto. Ci siamo divertiti moltissimo. Ci hanno portato in giro, come siamo arrivati? Stavamo in un albergo bellissimo con la piscina, con i sovietici, i soldati sovietici rasati a zero che nuotavano sulle materassino, scocciati solo dai bambini cubani che andavano lì come dei pesci, nuotavano nell'acqua e rovesciavano il capitalismo, sì, no, il materassino col soldato sopra, dicevano lo che tuyo, mio, lo che mio, è tuyo. Però si stava bene, insomma, manco due giorni là, ci chiamano altoparlante e dicono tutto lo estranjero con noi, andiamo a fare una gita, prendete il sacchetto che trovate lì, non portate i vostri bagagli, solo il sacchetto vi basterà con affari personali. Personali ce l'hanno messi loro, vabbè, andiamo al sacchetto con i nostri affari personali e andiamo su dei camion e siamo distribuiti su vari camion sovietici e incominciamo un giro che è durato 15 giorni, pazzesco, per tutta la terra, la giungla, io sapevo che lì c'era il mare a Cuba, io volevo stare al mare, no, la giungla, la montagna, le liane. La cosa perché? Perché erano le terre visitate, no, dove avevano combattuto la guerriglia, la guerra. Fidel e i suoi amici. E noi eravamo lì molto, molto impressionati da tutto questo, il 67 veramente, tutti molto impressionati, c'era da poco stato tutto il casino, il Baia e Porce e tutto, molto impressionati, però una fatica, si arrivava in campi altissimi, lontanissimi, è alta lì, la montagna altissima, un freddo tremendo, le formiche, gli animali, le cose, questi letti di legno a 3-4 e tutte le ragazzine cubane portate lì per il lavoro volontario, portate, trasportate in camion, anche gli uomini, i ragazzi, tutti trasportati, appunto prelevati di peso dalla casa e portati lì al lavoro volontario, però molto contenti, arrivavano col tamburo, con le cose che stavano facendo, con la scacchiera, eccetera. E poi facevano il trabacco e le ragazzine si svegliavano prestissimo la mattina perché si truccavano tutte, si mettevano tutte truccate e andavano a fare il trabacco volontario. Poi la sera noi eravamo andati invece in giro, ci avevano portato in giro, ci rincontravamo e si cantava e suonava. E una sera
arriva una serie di jeep, grande animazione per il campo, tutti agitatissimi, e arriva il leader, e arriva Fidel. Noi eravamo impressionatissimi. E arriva con una donna che gli stava sempre vicino, sempre con i bigodini in testa, coperti da una retina. Io l'ultima volta che la vidi sempre con i bigodini, ho detto, ma se questa non se li leva manco con Fidel, ma quando se li leva questi bigodini? Quando se li leverà? Quello è rimasto il mio dubbio, perché ce l'ho ancora. E lì passavamo queste serate magnifiche a cantare. E Settimelli voleva tanto cantare Bella Ciao e non ci riusciva, perché lo cantavamo sempre noi, prima di lui, e era uno scherzo ormai. Ivan mi dava di gomito e attaccavamo Bella Ciao e Settimelli era rimasto fuori, mannaggia, magari si era alzato, stava andando dietro all'australiana, non lo so, e quindi non c'era per cantare Bella Ciao. Finalmente Ivan e io siamo stati portati in ospedale e quella sera Settimelli poteva cantare. Allora, noi tutti aspettavamo le notizie sulla cantata di Settimelli, diciamo, ah, perché poi c'era una piccola discussione, perché lui cantava, e quello lui si seccava molto, io lo riprendevo sempre, perché lui cantava ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, lui prendeva, invece cantava ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, io dicevo, ma che brutta cosa, ma perché fai sto giro? Ma che bisogno c'è di farlo? Ta 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 ta. Così è una finale normale. Mi do si la, no, mi si do la, perché vuoi girare per fare il paraculo? Che è? La scemenza. E lui con me si arrabbiava da morire, cioè, che è arrivata lei, ci ha fatto il conservatorio per curare, per dirmi che non devo fare si do la. E io invece faccio si do la. Fai si do la adesso, vediamo come va. E stavamo in ospedale, quindi è quello farà si do la, che mi pare il più brutto. E poi arriva la notizia, era andato lì, ha aperto la bocca, gli è entrato un nugolo di zanzara e ha potuto cantare né do si la né si do la. E quello è stato molto divertente, ci divertivamo moltissimo fino all'ultimo discorso di Fidel, che fu veramente bellissimo, la gente sveniva, però era molto bello, eravamo tutti sotto il sole da ore, e mentre Fidel arrivava con due pistoloni, se li lavava, li poggiava davanti a sé sulla cosa, era ancora a tempi in cui era veramente pericoloso per lui, e parlava così dicendo, cosa fa il parachita quando vede che il venditore delle caramelle, per esempio, sempre queste pirulillas, cose così, il pirulillas duerme e non vende le caramelle, va lui e vende lui per guadagno suo e non più per guadagno cubano le caramelle, quindi è un parachita, e tutti dicono muerte al parachita, muerte al parachita, poi altre cose così, e tutti seguivano facendo, sembrava di stare nella chiesa battista. Aveva lo stesso carisma della signora vestita di verde. Però anche Fidel aveva lo stesso carisma della signora vestita di verde. Evidentemente sì. Che cantava. Era come la signora vestita di verde. Fatto sta che ci era piaciuto molto questo discorso. Nell'andare a sentire tutte queste cose così belle e rivoluzionarie, in pullman e in camion pure, c'erano dei ragazzetti che ci intrattenevano e dicevano, cantiamo, vi insegniamo il canto rivoluzionario, e solo è l'unico canto rivoluzionario, che era questa cosa qua. E stava la merluza in su salsa, e stava tan salada che io non la comì. E stava la merluza in su salsa, e stava tan comada e tan salada che io non la comì. Oi mamita, 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 e perché non posso mangiare la merluza salata? E la mamita rispondeva altre strofe che dicevano perché non poteva mangiare, insomma, di rivoluzionario non c'era assolutamente niente. E lì capii che effettivamente i canti rivoluzionari non sono nati durante la rivoluzione, o sono nati da gente come nei periodi duri, forti, dei canti anarchici. E lì sono nati nei salotti, non sono nati sul campo. E non nascono sul campo, perché quelli erano talmente occupati dalla guerra, dalle armi, da quello che dovevano fare, che non potevano trovare altro da cantare. Dopo sono nati. E vi canto quei pochi che dopo mi hanno insegnato, che c'era qualche cosa che era questa, per esempio. Cuba, che linda è Cuba, chi la difende la chiede, ma che linda è Cuba.
scuba che linda è scuba ora che sentire la chiaro ma bello sto cielo bello sto mare ed è su un faro di libertà che linda è scuba Cuba che linda è scuba chi la difende la chiaro ma che linda è scuba Cuba che linda è scuba ora che es libre la chiaro ma venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque será una gemela de la lucha americana, porque será la primera de la lucha americana. Acabaron esos malos procederes, en Cuba ya se acabaron esos malos procederes. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Dicen los americanos que Fidel es comunista. No dicen pero que Batista mató 1200 cubanos. No dicen pero que Batista 1200 cubanos, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Que me ponen en la lista, yo estoy de acuerdo con él. Que me ponen en la lista, yo estoy de acuerdo con él. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí. Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Que linda es Cuba, Cuba, que linda es Cuba, ahora que es libre la quiero más. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Que linda es Cuba, Cuba, que linda es Cuba, ahora que es libre la quiere más. Ritorno a un modo urbano. La terra si mise a tremare e il sole cambiava colore e la terra si apriva in fessure sotto i piedi l'asfalto bollire e il sole cambiava colore e le donne lasciavano i figli e i figli crescevano soli. Tremano e crollano i muri e la morte chiama i più sicuri e le radio parlavano sole e il sole cambiava colore e le strade si aprono in tanti sentieri. Nascono i figli ma senza madre, con gli occhi già aperti e la bocca per parlare, la gente ci pensa a guardare, cascano i musei, crollano le chiese, gli alberi si piegano e si lasciano seccare, le nuvole di piombo ci pensano addosso e le scuole pericolanti, morte, sangue, pianti, ma non c'era acqua, solo un gran vento, la terra si spacca e noi ci stiamo dentro. Sentire le trombe del giudizio universale, o forse erano le trombe dei nostri che stanno per arrivare, o forse quelle della passione in quel paese vicino al mare, ma ho sentito che le trombe hanno ripreso a suonare, perciò addio, addio amore, addio, addio, addio amore, parto, parto e non so se riuscirò a tornare, parto, parto e non so se riuscirò a tornare, parto, parto e non so se riuscirò a tornare, parto, parto e non so se riuscirò a tornare, non era l'ora di farcele sentire le trombe del giudizio universale, o forse erano le trombe dei nostri che stanno per arrivare, o forse quelle della passione in quel paese vicino al mare, ma ho sentito che le trombe hanno ripreso a suonare, perciò addio, addio amore, addio, addio, addio amore, parto, parto e non so se riuscirò a tornare, parto, parto e non so se riuscirò a tornare. Abbiate pazienza.
questo mi ha detto. Io gliele ho date le 100 lire, ma come si fa a sapere quando uno sta per morire? Il 22 ottobre del 72, in curva il treno che pareva un balcone, quei balconi con la coperta per la processione, il treno era coperto di bandiere rosse, slogan, cartelle scritte a mano, da Roma Ostiense 1200 operai, vecchi, giovani e donne, con i bastoni e le bandiere rotolate, portati tutti a mazzo sulle spalle, il treno parte pare un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino, si ferma e non vuole più partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione. Tutti corrono coi megafoni in mano e richiamano, andiamo via Cassino. Compagni da quel reggio, tutto un campo minato, chi vuole si rimette in cammino. Dopo un'ora quel treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione. Anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino. Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltato a Priverno, una notte d'inferno. I feriti tutti sono ripartiti, caricati sopra un altro treno. Funzionari, responsabili, sindacalisti, laureati sulle reti dei bagagli. Per scrutare meglio la mala massicciata, si sono tutti addormentati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. L'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati. Vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono stremati. Dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. Famiglie intere, altre generazioni, sono venute tutte insieme da Torino. Vanno dai parenti, fanno una dimostrazione. Dal treno non è sceso nessuno, la vecchia figlia le rifiniture, il marito alla verniciatura, la figlia della figlia alle tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore. Aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente. Aspettano che tutta una vita che stanno ad aspettare per un certificato, mattinate intere, anni e anni per 2 soldi di pensione. Erano 23 di più forti del tritolo, guardare quelle facce bastava solo. Con la notte, le stelle, con la luna, i binari stanno luccicanti, ma guardati con tanta attenzione, e camminando sulle traversine, ma individuata una regione, dai sassi della casa massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare, piano piano a passo d'uomo, pareva che il treno si facesse portare tirato per le briglie come un cavallo tirato dal suo padrone. A Napoli la galleria illuminata, base sfasciata con la fermata, il treno che pare un balcone, qualcuno vuol salire, attenzione, non fate salire nessuno, può essere una provocazione. Si sporgono coi megafoni in mare, un piede sullo scalino, e gridano, gridano con tutto quello che hanno in mente, sono comizi e la gente sente, la passa la notte. Famiglia intera, altre generazioni? No. Contadini e pastori. Pastori che l'hanno salvagliato dopo il greggio sparpagliato. La Calabria si passa sotto i piedi, ci passa dal tettoio una casa, una signora grassa fa le corna e alza una mano. E un gruppo di bambini ci guardano passare e fanno il saluto romano. Ormai siamo al reggio e la stazione tutta nera di gente. Domani chiuso tutto in segno di lutto, ha detto Ciccio Franca sbarre. E alla mattina c'era la paura e il corteo non riusciva a partire. Ma gli operai di legge sono andati in testa e il corteo si è mosso improvvisamente, partito appunto al congresso, il serpente con la testa corazzata. I cartelli schierati, la delinquente, l'avevano tutto fasciato. Volavano sassi e provocazioni, ma nessuno se n'è pure voltato. Gli operai dell'Emilia Romagna guardavano con occhi stupiti, metalmeccanici di Torino, Milano puntavano in avanti tenendosi per mano, le voci rompevano in silenzio e nelle pause si sentiva il mare, il silenzio di quelli fermi che stavano a guardare, e ogni tanto dalle vie laterali si vedevano i sassi volare. Alla sera del
creatura trasformata, sarebbe una giornata di Natale. Quanti abbracci, quanta commozione, il nord arrivato nel medio, ora la sera regge la trasformata, sarebbe una giornata di mercato. Quanti abbracci, quanta commozione, gli operai hanno dato una dimostrazione. Terremoto urbano, trombe, abbiate pazienza, Reggio Calabria. E c'era dentro un'altra, me la sono dimenticata, quasi quasi ve la canto. Sì. Ma siete un po' stanchi, però. No! Facevano parte di una cosa che quando nel giugno 1975 andammo con Pasolini e ci venne a prendere Veltroni della FIGC. E andammo con Pasolini e c'era Gianni Borgna pure a fare la dichiarazione di voto di Pasolini, che era per noi molto importante. E andammo su e c'era Bruno Cirino pallidissimo dicendo: questi mi ammazzano, io non ce la faccio più, mi svegliano alle 6, ma io sono tornata alle 4, ma non si può, era furibondo. E arrivammo su all'Adriano a fare questa cosa. Io cantai Reggio Calabria e Pasolini mi disse: questa è una cosa bella che hai fatto, mi fa piacere, e perché non vuoi mettere in musica qualcosa di mio? Io ho detto: non ce la farei mai. E lui mi ha detto: ma dai, prova con Amor, me amor, vedi com'è liquido, prova un suono liquido, non mi fare come tutti i registi che dicono: fammi una musica gialla. Io non so, un suono liquido, non vuoi il suono liquido, non so, non sono mica un'arpa, vabbè, ci proverò, detto, però. E poi io gli dissi: invece perché tu non mi scrivi due parole, che io sto scrivendo qua questi pezzi con Reggio Calabria, e lo chiamiamo Processo al Palazzo. Lui ogni venerdì usciva con un articolo sul Corriere della Sera, il venerdì, in prima pagina. Erano interessantissimi questi articoli, che poi facevano quasi sempre scandalo, o si metteva a difendere l'aborto, o diceva ai ragazzi: guardate che, agli studenti, guardate che gli sfruttati sono i poliziotti, non voi, voi siete figli della borghesia. Sono tutte cose che facevano uno scandalo tremendo, quindi tutti aspettavamo questi articoli suoi per urlare o compiacerci a seconda. E quindi gli disse, e lui parlava spesso del palazzo, gli dissi: lo chiamiamo Processo al Palazzo, che ne dici? Lui mi dice: facciamo una cosa, io adesso parto per l'India, quando ritorno ci vediamo, e se vuoi mi telefoni, vieni da Laura, perché io ero molto amica di Laura Betti, abitavano a quell'epoca molto vicini, vieni da Laura, ci troviamo là. E poi non l'ho più visto, molto poco dopo. E quindi sì, perché ero a giugno, lui è morto a novembre. Dunque, e quindi questo faceva parte, era questo, con quest'altro canto che faceva così. Correvano coi carri e coi cavalli, le bighe, le tigre, agli angoli delle strade con le vesti stracciate. Ma come dipinti, ora vi mascherate, c'è l'uomo. Con le vesti a imitazione del padrone, per quei quattro soldi che diciamo regalati, guadagnati, ma regalati. Voi vi sudate tutto, ma il potere, in favore di un lavoro, ma il potere, quello che vi fa dire questo è mio di diritto. Imitazione di quella del padrone e i figli a imitazione del padrone, ma quella vostra crolla i figli ve li hanno rubati, la sua di roccia, i suoi figli abbronzati, e questa sarebbe la strada dell'incontro
da fare e la gente trovata perduta insieme per lavorare. Quanto sangue che si deve versare. Ma devo dire, quello con un urlo ho perso la mia ragione. Se n'è volata per troppa comprensione. Quanto sangue che si deve versare. Quanto sangue per poterci salvare. Uscivano in tanti e quell'uomo colpito a terra sanguinante che ancora strisciava in avanti e il ragazzo in divisa che prendeva la mira e dopo che ha sparato è rimasto imbambolato e la mano gli tremava e la pistola si vedeva, è rimasto lì come intronato e i colleghi gli andavano vicino e il superiore lo tirava per la mano, poi l'hanno portato al bar a prendere un cappuccino, ora che è diventato un assassino. Ancora tutto intronato, poi è arrivato un generale gallonato e gliel'hanno presentato. Il generale gli ha stretto la mano. Ora che è diventato un assassino. E lui ancora tutto intronato, le due donne prese a calci e a schiaffi più lontano. E noi stavamo al bar, sedute stavamo, e in mano la busta della rinascente era pesante. Ti ricordi le gambe? Com'era pesante la busta della rinascente, ti ricordi com'era pesante la busta della rinascente? La città nera, lei scrive ancora, le vorrei dire, stai attenta che il mondo ti vuole vedere morire. Nella cella foderata lei guarda su un momento, li riconosce ora, ma con le dita lei scrive ancora. Una donna senza casa, senza figli, senza sposo, col coraggio nelle mani, è una donna senza guardiani. Fa paura nella testa, fa paura per pensare, fa paura gliela voglio, ma paura non. Una donna fa paura, senza casa fa paura, senza figli fa paura, senza sposo fa paura. E il coraggio fa paura, nelle mani fa paura, e una donna fa paura, senza guardiani fa paura. Se vi dicono si è tolta la vita, dovete sapere, ho ancora da dire, non voglio, non posso, non voglio, non posso morire. Ulrike Meinhof, assassinata nella Germania, che non dimentica e non perdona e porta ancora nel cuore la morte, la fame e la tortura. Una donna senza casa, senza figli, senza sposo, con coraggio nelle mani, è una donna senza guardiani, fa paura e la testa, fa paura per pensare, fa paura gliela voglio, fa paura non le mani. Una donna fa paura, senza casa fa paura, senza figli fa paura, senza sposo fa paura, e il coraggio fa paura nelle mani, fa paura, è una donna fa paura senza guardiani.
quella sera non avesse parlato, quella sera tra me davanti al televisore, quella sera che il cielo, il sole non riusciva a cadere, il cielo era rosso, rosso sangue sparso, se solo l'avesse guardato, guardando taciuto il televisore fosse rimasto muto, smorto, muto, opaco. Certo ora Mauro Rostagno sarebbe vivo ancora, ancora. A Trapani c'è sempre il sole, la bella gente va su e giù per il corso per salutare e farsi salutare. Ma in mezzo a tanta cortesia, qui in Sicilia si può morire di televisore, si può morire di parole. E io che gli volevo stringere la mano, ma mezzanotte trapassa il tempo, è sparita la luna. Io m'addormento sola. Mezzanotte trapassa il tempo, è sparita la luna. Yeah.
Ci stanno dei canti, questi canti spagnoli sono me. Ce n'è uno, mannaggia. Ve lo canto, ve lo canto. Guardate, è molto bello, me lo insegnò Bruno Trentin. Bruno era molto amico di questi sindacalisti spagnoli, gli arrivò questo canto e me lo insegnò subito. He conocido el crimen de una mañana, dolor tiene mi pena, de color tiene mi pena, de sangre humana, solo nubes y plomo lo presenciaron, lágrima de hermano, te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Ya no tiene la tierra de un pensamiento, que no tiene esta pena dentro del cuerpo. Del dolor de mi tierra nace mi canto. Cuerdas de mi guitarra, sos compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra, sos compañeras de nuestro llanto. Malditos los que viven de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, que a magro sueñas las piedras del camino, hoy sangre llevan, las piedras del camino, hoy sangre llevan. Nacerá trigo joven entre resanas. La razón es de nuevo tan pisoteada, pero yo sé que un día tú estarás con nosotros, tú estarás con nosotros, como querías, tú estarás con nosotros, como querías. He conocido el crimen de una mañana. Color tiene mi pena de sangre humana, solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Desde la escritura, cuando el sol de tu bravura, él puso el cerco a la muerte y se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu ardor revolucionario, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu ardor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con sol.
fasi de primavera, para planta la bandera, la luz la de tu sonrisa, y aquí se queda la clara. Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la estrella de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ci stanno dei dischi qua del nostro lavoro, se volete venire a vedere io sto qua. Grazie. Che volete cantare per disse? Bene, no, ma dicevo prima Lumenestre Colombe, Lumenestre Colombe. Estate vatte, almeno il pezzo di Estate vatte. Ah, vogliamo fare in coro quel pezzetto lì. Perché quello vale anche a lei. Giuseppe Miriello da Matera. Sì. Tutta la vita Miriello ha cantato i grandi fatti del proletariato. Se la Lumenestre Colombe ha fatto un progetto. Ministro Colombo ha fatto un progetto. Ah sì, è capito. Quanti disoccupati, che ne facciamo? E mandiamola all'estero, così il cuore non vede, occhio non no, cuore, occhio non vede, cuore non si può. E gli ha fatto un progetto, ma vi disoccupati. Donne lasciate sole al paesello avrebbero saggiamente amministrato i soldi lasciati loro dai mariti che li mandavano con le rivenute sempre ogni mese e avrebbero comprato le terre dove questi avevano lavorato come schiavi, costruito la casa per aspettare insieme al marito sulla terrazza con la montagna alle spalle e il mare davanti la pensione. State battente per la popolazione e imparate da lei a scrivere, difendere dal cordone. Non immaginava, povero ministro Colombo, che questi uomini che tornavano da paesi molto più civilizzati del nostro avrebbero certamente preteso delle scuole per i loro figli, dell'assistenza sanitaria, del lavoro, ma stai